Capitolo 16. Un invito a Diana per il tè. Disastro. Ottobre era un bel mese a Green Gables. Le betulle giù nella valletta brillavano, dorate, come raggi di sole. Gli aceri dietro il frutteto si coloravano di un bel cremisi e i ciliegi selvatici lungo il vialetto d'ingresso si ammantavano di deliziose sfumature rosso scuro e verde bronzato, mentre i campi si crogiolavano al sole dopo il raccolto. Anna era felice in quel mondo pieno di colori. «Oh, Marilla!» esclamò un sabato mattina, entrando in casa a passo di danza con le braccia cariche di magnifiche frasche. «Sono così felice di vivere in un mondo in cui esiste il mese di ottobre. Sarebbe terribile se si saltasse da settembre a novembre, no? Guarda questi rami di acero, non ti danno un brivido? Anzi, molti brividi. Voglio usarli per decorare la mia camera». «Questa roba è sporca», commentò Marilla, il cui senso estetico non era particolarmente sviluppato. «Riempi sempre la tua stanza con troppa roba presa da fuori, Anna. Le camere da letto servono per dormire». «Sì, ma anche per sognare, Marilla. E tu lo sai che si sogna molto, molto meglio in una camera con tante belle cose. Vado a mettere questi rami nella vecchia brocca blu, poi la sistemo sul tavolino». «Fai attenzione a non seminare fogli per tutte le scale. Oggi pomeriggio ho una riunione del gruppo di assistenza parrocchiale a Carmody, quindi probabilmente non sarò a casa prima che faccia buio. Devi preparare la cena per Matthew e Jerry. Quindi ricordati di fare il tè prima di andare a tavola, non come hai fatto l'ultima volta». «Lo so, scusa, è stato molto brutto da parte mia», ribatté Anna. «È che quel pomeriggio stavo cercando di inventare un nome per la Valle delle Violette e non riuscivo a pensare ad altro. Però Matthew è stato così buono con me, non mi ha neanche sgridata. Ha pensato lui a preparare il tè e ha detto che potevamo aspettare un po', oppure berlo subito. Abbiamo preferito aspettare e nel frattempo gli ho raccontato una favola davvero stupenda, per cui non si è nemmeno accorto del tempo che passava. Era una favola deliziosa, Marilla, sai? Mi ero dimenticata la conclusione, ma me la sono inventata, e Matthew poi mi ha detto che non aveva capito dove finiva la storia e dove cominciava la mia fantasia, figurati». «Matthew non avrebbe niente da dire neanche se tu ti alzassi per cenare in piena notte. Comunque stavolta vedi di non perdere la testa. A proposito, non so se faccio una cosa giusta, perché c'è il rischio che tu vada ancora di più in confusione, ma se vuoi puoi invitare Diana a passare il pomeriggio con te e poi a cena». «Oh, Marilla!» Anna aggiunse le mani. «Che pensiero adorabile! Allora anche tu sei capace di immaginarti le cose, altrimenti non avresti mai capito quanto lo desideravo. Sarà così bello, una cosa da ragazze grandi. Non mi dimentico di sicuro di preparare il tè al momento giusto, se sono in compagnia. Oh, Marilla, pensi che potrei usare il servizio con i boccioli rosa?» «Assolutamente no, il servizio da tè con le rose, ma scherzi. E poi? Non lo uso mai nemmeno io, salvo quando vengono il pastore o le signore del gruppo di assistenza parrocchiale. Prendi il vecchio servizio marrone, quello che usiamo in cucina. Però puoi aprire un barattolo di ciliegie sciroppate, quello piccolo, giallo. È comunque ora di mangiarle, non vorrei che andassero a male. Potete tagliare la torta alla frutta e mangiare qualche biscotto. Ce ne sono di due tipi». «Oh, mi vedo già, seduta a capotavola mentre verso il tè», disse Anna chiudendo gli occhi estasiata. «E domando a Diana se gradisce lo zucchero. So che non lo mette, ma glielo chiederò lo stesso e insisterò perché prenda un'altra fetta di dolce o un altro cucchiaio di ciliegie sciroppate. Oh, Marilla, è meraviglioso anche solo pensarci. Posso accompagnarla nella stanza degli ospiti per posare il cappello quando arriva e poi farla sedere in salotto?» «No, il soggiorno andrà benissimo per te e la tua ospite. Però l'altra sera, dopo l'incontro con le signore della parrocchia, mi ha avanzato una mezza bottiglia di succo di lamponi. La trovi sul secondo ripiano della credenza in dispensa. Tu e Diana potete berlo per merenda con qualche biscotto, se vi va, perché è probabile che Matthew arrivi tardi per il tè, visto che è andato a portare le patate da caricare sulla nave». Anna attraversò di corsa la valletta, superò la bolla della Driade, sfrecciò lungo il sentiero costeggiato dagli abeti e, in men che non si dica, raggiunse Orchard Slope per invitare Diana. E così, quando Marilla si era già avviata per andare a Carmody, la bambina si presentò alla porta. Si era messa uno dei suoi vestiti più belli, aveva l'aria solenne che si deve mostrare quando si è invitati a casa di qualcuno. In qualsiasi altra occasione sarebbe entrata al volo, passando dalla porta della cucina, senza neppure chiedere permesso.
Quel pomeriggio invece bussò educatamente alla porta principale e quando Anna, che si era cambiata a sua volta e portava il più carino dei suoi vestiti, le aprì, le bambine si strinsero la mano tutte comprese nella parte, come se non si conoscessero. Quel modo di fare così insolito proseguì. Diana fu accompagnata su nella cameretta in mansarda a est a depositare il cappello, dopodiché rimase per ben 10 minuti in soggiorno seduta composta come una signora. «Come sta tua madre?» le chiese con garbo Anna, benché proprio quella mattina avesse visto la signora Barry che raccoglieva le mele in giardino, in perfetta salute e di ottimo umore. «Molto bene, grazie. Immagino che questo pomeriggio signor Cuthbert sia andato a portare i sacchi di patate da caricare sulla Lily Sands», disse Diana, che sempre quella mattina aveva ricevuto un passaggio sul carro dallo stesso Matthew fino a casa di Harmon Andrews. Certamente, il raccolto di patate è stato ottimo quest'anno. Spero che lo stesso valga per quello di tuo padre. È piuttosto buono anche il nostro, grazie. E avete raccolto molte mele? Oh, non ne avevo mai viste così tante insieme, rispose Anna, scordandosi di colpo il sussiego da signora e saltando in piedi come una molla. Andiamo nel frutteto a raccogliere qualche mela rossa, Diana. Marilla mi ha dato il permesso di prendere tutte quelle che sono rimaste sugli alberi. È una donna davvero generosa, guarda. Mi ha anche detto che dopo possiamo mangiare la torta di frutta e le ciliegie sciroppate con il tè. Però so che non è buona educazione anticipare agli ospiti cosa si offrirà a tavola, quindi non ti dico cosa c'è da bere. Posso solo svelare che inizia per S e finisce per O. Ed è di un rosso intenso, magnifico. Io adoro le bevande rosse, sono le mie preferite. E tu? Secondo me sono molto più buone di quelle di altri colori. Con i bei rami degli alberi, smossi dalla brezza e carichi di frutti al punto da toccare terra, il frutteto si rivelò talmente piacevole che le due bambine ci restarono per la maggior parte del pomeriggio, sbocconcellando mele mature e chiacchierando senza mai prendere fiato. Sedute sul prato, in un punto ancora verde, perché la brina notturna non aveva fatto in tempo a fare danni e la dolce luce autunnale, morbida e piena di gradevole tepore, si soffermava a lungo. Diana ne approfittò per raccontare ad Anna tutto quello che era successo a scuola negli ultimi giorni. Come previsto, le era toccato sedersi accanto a Gertie Pye e proprio non la sopportava, perché faceva stridere di continuo la matita sul foglio e col rumore acuto le faceva venire la pelle d'oca. Ruby Gillis era guarita dalle verruche, sul serio, grazie a un incantesimo fatto con una pietra magica che le aveva dato Mary Jo, una vecchia che viveva sui monti. Bisognava strofinare tutte le verruche con la pietra e poi gettarsela oltre la spalla sinistra, all'indietro, allo spuntare della luna nuova, e per magia spariva tutto. Il nome di Charlie Sloane era apparso sul muro del porticato vicino a quello di M. White, che si era arrabbiata tantissimo. Sam Boulter aveva risposto male al signor Phillips, che lo aveva frustato per punizione. Allora il padre di Sam era andato a scuola e aveva urlato al maestro che non doveva azzardarsi mai più ad alzare le mani sui suoi figli. Matty Andrews aveva un nuovo cappellino rosso e un vestito azzurro incrociato sul davanti, pieno di nastri e gale, e ogni volta che lo metteva si dava un sacco di arie, vomitevole, ecco. Lizzie Wright non rivolgeva più la parola a Mamie Wilson perché sua sorella maggiore aveva rubato il corteggiatore alla sorella maggiore di Lizzie. A scuola Anna mancava a tutti e volevano tanto che tornasse. E poi Gilbert Blythe. Anna non voleva proprio saperne di Gilbert Blythe. Quindi si alzò e propose a Diana di tornare in casa. Avevano il permesso di bere un po' di succo di lamponi. Andò in dispensa e guardò sul secondo ripiano della credenza, ma non c'erano bottiglie. Cercò meglio e ne trovò una sul ripiano più in alto. La mise su un vassoio e la posò sul tavolo accanto a un bicchiere da bibita. «Serviti pure, Diana», invitò l'amica. «Per adesso io non lo assaggio, non mi va proprio dopo quella scorpacciata di mele». Diana si riempì il bicchiere e ammirò il bellissimo color rubino. Poi prese a sorseggiare con grazia la bevanda. «Davvero squisito, Anna», commentò. «Non avevo idea che il succo di lamponi potesse essere così buono». Sono contenta che ti piaccia. Prendine ancora se vuoi. Io scappo un attimo in cucina a controllare il fuoco. La responsabilità di mandare avanti una casa è notevole, vero?
Quando Anna tornò in soggiorno, Diana stava gustando un secondo bicchiere di succo e ne accettò volentieri un terzo su insistenza della sua ospite. I bicchieri erano a dir poco abbondanti e quel succo era un'autentica delizia. Il succo migliore che abbia mai bevuto, commentò Diana colpita. Batte quello della signora Lind, che si vanta sempre di essere un'esperta. Il suo non ha questo sapore. Oh, non avevo dubbi che il succo di lamponi di Marilla fosse più buono di quello della signora Linde, replicò Anna compiaciuta. Marilla è una cuoca favolosa, sai. Sta anche cercando di insegnarmi, ma cucinare è una gran fatica, Diana. Mentre cucini non puoi perderti a fare castelli in aria, perché ci sono regole precise da rispettare. L'ultima volta che ho provato a fare una torta, mi sono scordata la farina. Stavo inventando una storia su di noi, bellissima. In pratica, tu eri gravemente malata, ti eri presa il vaiolo e tutti ti abbandonavano, ma io arrivavo appena in tempo al tuo capezzale, ti curavo con dedizione finché guarivi, ma venivo contagiata dalla malattia e morivo. Mi seppellivano nel cimitero sotto i pioppi e tu piantavi un cespuglio di rose sulla mia tomba e l'annaffiavi con le tue lacrime e non ti dimenticavi mai, mai e poi mai della tua adorata amica d'infanzia che aveva sacrificato la sua vita per te. Oh, era una storia così commovente. Avevo la faccia inondata di lacrime mentre mescolavo gli ingredienti. Ecco perché ho dimenticato di aggiungere la farina ed è venuto fuori un pasticcio. Nei dolci la farina è fondamentale, sai. Marilla si è arrabbiata molto con me e aveva ragione. A volte sono una preoccupazione enorme per lei. La settimana scorsa, per esempio, ci è rimasta malissimo per la crema della torta di prugne. Martedì mattina aveva preparato un dolce di prugne con la crema e dopo pranzo erano avanzate mezza torta e una grossa ciotola di crema. Marilla ha detto che sarebbe bastata per mangiarne una seconda volta e mi ha chiesto di coprirle bene e metterle entrambe in dispensa. Beh, io lo stavo facendo, naturalmente, ma proprio mentre entravo in dispensa mi sono immaginata di essere una suora. Sono protestante, ma in quella storia ero cattolica. Che aveva deciso di prendere i voti per seppellire il proprio cuore spezzato nel buio di un convento. Insomma, mi sono dimenticata di coprire la ciotola. Mi è tornato in mente solo la mattina dopo e mi sono precipitata in dispensa. Oh, Diana, non puoi immaginare l'orrore quando ho trovato un topo annegato nella crema. L'ho tirato fuori con il mestolo, l'ho buttato in cortile e poi ho lavato il mestolo per 3 volte. Ma Marilla era andata a mungere le mucche. E io avevo tutte le intenzioni di chiederle se dovevo dare la crema ai maiali appena fosse rientrata, ma quando è tornata in cucina io stavo immaginando di essere una fatina della brina che vagava per i boschi, colorando gli alberi di rosso e di giallo, a loro scelta. E mi sono dimenticata della crema, e Marilla mi ha detto di andare nel frutteto a cogliere le mele. Per farla breve, il mattino dopo sono venuti da Spencervale il signor Chester Ross e signora. Non so se hai presente, ma sono persone molto distinte, soprattutto la moglie. Quando Marilla mi ha chiamato, il pranzo era pronto e gli ospiti erano già seduti a tavola. Io mi sono sforzata di comportarmi in modo appropriato perché volevo tanto che la signora Ross pensasse che sono una fanciulla raffinata, anche se non proprio graziosa. E stava andando tutto a meraviglia finché non ho visto Marilla arrivare con il dolce di prugne in una mano e la ciotola di crema nell'altra. Ti assicuro, Diana, è stato un momento terribile. In un lampo mi è tornato in mente tutto. Sono balzata in piedi e ho strillato: No, Marilla, non possiamo assolutamente mangiare quella crema. L'altro giorno ci ho trovato un topo morto, affogato. Scusa, mi ero dimenticata di dirtelo. Oh, Diana, non potrò mai dimenticare quel terribile istante. La signora Ross mi ha fissato disgustata e io mi sono vergognata tanto che avrei voluto sprofondare. Lei è una perfetta padrona di casa, figurati cosa può aver pensato di noi. Marilla è diventata paonazza, ma al momento non ha aperto bocca. Ha fatto dietro fronte, ha portato via la torta e la crema, poi è tornata con un barattolo di fragole sciroppate. Me ne ha offerte un po'. Ma non sono riuscita a mandar giù nemmeno un boccone. Mi sembrava di avere un mucchio di carboni ardenti al posto della testa. Alla fine, quando i Ross se ne sono andati, Marilla mi ha dato una strapazzata. Ma che cos'hai? Diana si era alzata barcollando e subito dopo crollò a sedere. Si portò le mani alla testa. Io sto malissimo, farfugliò. Devo
Devo andare a casa. Oh, non sognarti nemmeno di tornare a casa senza aver prima preso il tè, esclamò Anna subito agitata. Vado subito a prepararlo. Devo andare a casa, ribatté Diana con aria stordita ma determinata. Aspetta almeno che ti offra qualcosa, la implorò Anna. Una fetta di torta alla frutta e le ciliegie sciroppate. Sdraiati un momento sul divano e vedrai che ti passa. Dov'è che ti fa male? Devo andare a casa, ripeté Diana senza riuscire a dire altro. Anna continuò a supplicarla inutilmente. Un ospite non può andarsene senza be avere bevuto il tè. Oh, Diana, non ti sarai mica presa sul serio il vaiolo? Guarda che se anche fosse io ti curerò, contaci. Io non ti abbandonerò mai, però vorrei proprio che ti fermassi per il tè. Mi dici dove ti fa male? Mi gira tantissimo la testa. Diana in effetti camminava proprio come una persona in preda a un attacco di vertigini. Anna, gli occhi pieni di lacrime, salì a prenderle il cappello e accompagnò Diana fino al cancello del cortile di casa Barry. Poi tornò piangendo fino a Green Gables, rimise al suo posto la bottiglia con il succo di lamponi e preparò il tè per Matthew e Jerry senza il minimo entusiasmo. Era triste e delusa. Il giorno dopo era domenica e poiché diluviò dal mattino alla sera, Anna non uscì di casa. Il pomeriggio del lunedì, Marilla la mandò dalla signora Linde per una commissione. Nel giro di pochi minuti, la bambina tornò indietro di corsa con le guance inondate di lacrime. Si precipitò in cucina e si lanciò faccia in giù sul divano, disperata. Anna, si può sapere cos'è successo ancora? Si informò Marilla, perplessa e preoccupata. Spero tu non abbia risposto male un'altra volta alla signora Linde. Da parte della bambina non arrivò nessuna risposta, a parte un fiume di lacrime e singhiozzi sconnessi. Anna Shirley, quando ti faccio una domanda pretendo di ricevere una risposta, tirati su e spiegami perché piangi. Anna si mise seduta. Sembrava il ritratto della tragedia. La signora Linde mi ha detto che oggi è andata a trovare la signora Barry e l'ha trovata arrabbiatissima, balbettò. Le ha raccontato che sabato ho fatto ubriacare Diana e l'ho rimandata a casa in condizioni pietose. Ha detto anche che è chiaro che sono perfida e malvagia e che non permetterà mai più a Diana di giocare con me. Oh, Marilla, sono travolta dal dolore. Marilla la fissò sgomenta. Hai fatto ubriacare Diana? Mormorò quando ebbe ritrovato l'uso della parola. Di un po', Anna. Chi delle due è fuori di testa, tu o la signora Barry? Cosa hai fatto bere a Diana? Solo il succo di lamponi, singhiozzò Anna. Non avrei mai pensato che potesse far ubriacare la gente. Marilla, anche bevendone 3 bicchieri, come ha fatto Diana? Oh, mi ricorda tanto, tanto il marito della signora Thomas, ma io non volevo farla ubriacare. Diana, ubriaca? Ma che stupidaggine! Esclamò Marilla andando a grandi passi verso la dispensa. Riconobbe subito la bottiglia sullo scaffale. Conteneva il liquore di Ribes fatto in casa invecchiato 3 anni, per il quale era famosa in tutta Avonlea, anche se alcuni membri della comunità, particolarmente severi, tra cui proprio la signora Barry, disapprovavano. In quel momento a Marilla tornò in mente che aveva messo la bottiglia di succo di lamponi in cantina e non in dispensa, come aveva detto ad Anna. Tornò in cucina con la bottiglia di liquore in mano, trattenendosi a fatica dal ridere. Oh, Anna, tu hai la capacità innata di cacciarti nei guai senza volerlo. Hai offerto a Diana il mio liquore di Ribes anziché il succo di lamponi. Come hai fatto a non accorgerti della differenza? Ma io non l'ho neanche assaggiato, si giustificò Anna. Ero convinta che fosse succo, io volevo soltanto essere gentile, ma poi Diana si è sentita male ed è voluta tornare a casa. La signora Barry ha detto alla signora Linde che era ubriaca fradicia. Quando sua madre le ha chiesto cosa aveva, si è messa a ridere, non la finiva più finché si è addormentata e non si è svegliata per ore. La signora Barry le ha annusato l'alito e ha capito che aveva bevuto, e ieri Diana ha avuto un mal di testa terribile. Sua madre è furiosa con me e non crederà mai che io non l'abbia fatto apposta. Tanto per cominciare dovrebbe punire sua figlia, che è stata così ingorda da bere 3 bicchieri di una bevanda, qualsiasi cosa fosse. Tagliò corto Marilla. Un'esagerazione così l'avrebbe fatta star male, anche se fosse stato solo succo di lamponi. Beh,
Questa storia farà spettegolare molto chi ha sempre avuto da dire perché preparavo il liquore di ribes, anche se ormai non lo faccio più da 3 anni, da quando ho scoperto che il pastore disapprovava. Avevo tenuto solo quella bottiglia da usare in caso di febbre o tosse. Dai, dai, smettila di piangere, Anna. Tu non hai proprio nessuna colpa, anche se mi spiace per ciò che è successo. Non posso non piangere, balbettò Anna. Ho il cuore spezzato. Le stelle sono contro di me. Io e Diana saremo separate per sempre. Oh, Marilla, il giorno in cui ci siamo giurate eterna amicizia, non avrei mai immaginato che potesse succedere. Non dire sciocchezze, Anna. Di sicuro la signora Barry capirà e cambierà idea appena si renderà conto che non è stata colpa tua. Adesso sarà convinta che tu abbia voluto fare uno stupido scherzo a sua figlia, ovvio. Quindi sarà il caso che stasera tu vada a spiegarle com'è andata. Se penso di avere davanti la madre di Diana offesa, mi manca il coraggio, sospirò Anna. Non potresti andarci tu, Marilla. Sei molto più convincente di me ed è più facile che ti ascolti. Va bene, hai ragione, accettò Marilla, pensando che quella fosse la scelta più sensata. Adesso però smetti di piangere, Anna. Andrà tutto bene, vedrai. Tuttavia, una volta tornata da Orchard Slope, Marilla fu costretta ad ammettere di essersi sbagliata. Anna la stava aspettando e le corse incontro sulla porta della veranda. Oh, Marilla, capisco dalla tua faccia che è stato inutile, mormorò avvilita. La signora Barry non ha voluto perdonarmi, vero? Ah, bel tipo quella Barry, sbottò Marilla irritata. Fra tutte le donne ostinate che ho conosciuto nella mia vita, lei è la peggiore in assoluto. Le ho spiegato che è stato uno stupido errore, che tu non hai colpa, ma lei non ha voluto credermi. Ha attaccato con la solita litania sul liquore di ribes e mi ha rinfacciato tutte le volte che ho sostenuto che il mio cordiale non poteva far male a nessuno. Le ho risposto che di nessun liquore si possono bere 3 bicchieri di fila e che se avessi avuto io una bambina così ingorda l'avrei fatta tornare sobria con una sonora battuta. Marilla entrò con una furia in cucina, nervosa come non mai, lasciandosi alle spalle un piccolo cuore spezzato. Un attimo dopo, Anna uscì nel freddo crepuscolo autunnale, senza neppure coprirsi la testa. Imboccò risoluta la stradina che passava attraverso i campi di trifoglio ormai secco, superò il ponticello di tronchi e risalì il sentiero nel boschetto di abeti rossi, illuminato da una falce di luna che splendeva nel limpido cielo a ovest. Quando andò ad aprire la porta, dopo aver sentito alcuni timidi colpetti, la signora Barry trovò sulla soglia una bambina con le labbra pallide e tirate e gli occhi ansiosi e supplichevoli. L'espressione del viso si irrigidì di colpo. Era una donna piena di pregiudizi tenaci, capace di una rabbia fredda e decisa tra le più accanite. Si era messa in mente che Anna aveva fatto ubriacare Diana di proposito, per pura cattiveria, ed era determinata a impedire alla figlia di frequentare ancora una bambina tanto crudele. Che cosa vuoi? Chiese brusca. La prego, signora Barry, mi perdoni, disse a mani giunte Anna. Io non avevo proprio intenzione di far ubriacare Diana, non potrei mai. Provi a mettersi nei miei panni. Se lei fosse una trovatella adottata da due persone gentili come Matthew e Marilla Cuthbert e avesse un'unica amica sulla faccia della terra, quando mai le passerebbe per la testa di farle bere un liquore? Io credevo che in quella bottiglia ci fosse succo di lamponi. Oh, la prego, permetta a Diana di giocare ancora con me, per piacere, altrimenti d'ora in avanti tutta la mia vita sarà tormentata da un dolore inenarrabile. Un discorsetto così accorato avrebbe intenerito subito il buon cuore della signora Linde, ma non ebbe il minimo effetto sulla signora Barry, anzi, aumentò la sua irritazione. Le parole e i gesti drammatici di Anna le fecero sorgere il sospetto che la bambina la stesse prendendo in giro. Perciò la sua risposta gelida e distaccata fu: Ritengo che tu non sia la persona più adatta a frequentare Diana. Torna a casa tua e impara a comportarti bene. Ad Anna tremò il mento. Mi permette almeno di vedere Diana un'ultima volta per dirle addio? Implorò. Diana è andata a Carmody con suo padre. Rispose la signora Barry arretrando di un passo e sbattendole la porta in faccia. Anna tornò a Green Gables in preda a una calma disperazione. La mia ultima speranza è svanita, disse a Marilla. Sono andata a parlare di persona con la signora Barry e mi ha offesa.
Non mi sembra una donna ben educata, Marilla. A questo punto non posso fare altro che pregare, anche se non servirà, perché temo che neppure il Signore riuscirebbe a convincere una persona così ostinata e malevola. Non dovresti dire così, Anna, ribatté Marilla sforzandosi di controllare la sciagurata tentazione di ridere che suo malgrado sentiva nascere dentro di sé. E bisogna dirlo, quella sera rise di cuore mentre raccontava al fratello i terribili dispiaceri di Anna. Poi, però, quando passò nella cameretta in mansarda prima di andare a dormire e si accorse che la bambina aveva pianto fino allo sfinimento, un'insolita tenerezza le fermette nel cuore. Povera piccola, sussurrò, scostando una ciocca di capelli dal faccino ancora rigato di lacrime. Poi si chinò e baciò la guancia arrossata che riposava sul cuscino. Capitolo 17. Un nuovo interesse nella vita. Il giorno dopo, nel pomeriggio, Anna era china sul suo lavoro di cucito, accanto alla finestra della cucina. Quando, dando per caso un'occhiata fuori, vide Diana che le faceva segnali misteriosi dalla bolla della Driade. Fu un attimo, si precipitò fuori di casa e volò nella valletta, mentre la sorpresa e la speranza si alternavano nei suoi begli occhi espressivi. Ma la speranza morì appena vide l'espressione abbattuta dell'amica. Tua madre non ha cambiato idea. Le chiese senza fiato. Diana scosse il capo con il viso rannuvolato. No. Oh, Anna, ha detto che non devo giocare mai più con te. Ho pianto per ore. Le ho spiegato in tutti i modi che non è stata colpa tua, ma non è servito. Ho fatto una fatica tremenda per convincere a lasciarmi venire qui per dirti addio, ma non posso restare più di 10 minuti. E ha detto che controllerà con l'orologio. 10 minuti non sono molti se ci si deve salutare per sempre, osservò Anna con gli occhi pieni di lacrime. Oh, Diana, mi prometti in tutta sincerità di non dimenticarti mai di me, la compagna della tua infanzia, anche quando avrai le carezze di altri e più cari amici? Oh, non potrà mai accadere, te lo giuro, singhiozzò l'altra, e non avrò mai un'altra amica del cuore, mai e poi mai, non la voglio. Non potrei mai voler bene a un'altra ragazza come ne ho voluto a te. Oh, Diana, esclamò Anna stringendole le mani. Allora mi vuoi bene, davvero? Certo, non lo sapevi. No. Anna fece un profondo sospiro. Sicuro, pensavo di esserti simpatica, ma non ho mai sperato che mi volessi tanto bene. Oh, Diana, a dire il vero, credevo che nessuno potesse volermi bene. Per quanto mi ricordo, nessuno me ne ha mai voluto. Oh, è una cosa meravigliosa. Questo è un raggio di sole che splenderà per sempre nelle tenebre di questo cammino lontano da te, Diana. Oh, ti prego, ripetilo ancora una volta. Io ti voglio bene con tutto il cuore, Anna, dichiarò Diana con sincerità, e te ne vorrò sempre, puoi starne certa. E io ne vorrò sempre a te, Diana, replicò l'altra con solennità allungando la mano. Negli anni futuri il tuo ricordo splenderà come una stella sulla mia vita solitaria, proprio come diceva l'ultima storia che abbiamo letto insieme. Diana, ora che dobbiamo lasciarci, mi regaleresti una ciocca delle tue trecce nere, in modo che io possa conservarla per sempre come il prezioso dei tesori? Sì, hai qualcosa con cui tagliarla? Chiese l'altra, asciugandosi le lacrime che le accorate esclamazioni di Anna avevano fatto scorrere di nuovo sul viso, tornando a occuparsi di cose più pratiche. Certo, che fortuna, guarda, ho le forbici da cucito nella tasca del grembiule, rispose Anna. Poi, con gesti solenni, tagliò una ciocca dei capelli di Diana. Addio, mia carissima amica. D'ora in poi dovremo essere strane, pur vivendo così vicine, ma il mio cuore ti sarà eternamente fedele. Anna restò immobile con gli occhi fissi su Diana che piano piano si allontanava, agitando con aria mesta la mano ogni volta che l'amica si girava a guardarla. Poi tornò a casa sconsolata. Quell'addio romantico e solenne non le aveva dato il minimo conforto, almeno per il momento. È tutto finito, comunicò a Marilla. Non avrò mai più un'amica nella vita. E adesso sono messa anche peggio di prima perché non ho più né Katie Morris né Violetta. Che poi, se anche ci fossero, non sarebbe più la stessa cosa.
Ora che so cosa vuol dire avere un'amica vera, sono sicura che le mie amiche immaginarie non mi basterebbero più. Con Diana ci siamo detti addio, in un modo così commovente, giù alla bolla. Sarà per sempre uno dei miei ricordi più preziosi. Ho usato un linguaggio toccante e romantico, e Diana mi ha regalato una ciocca dei suoi capelli. Ho intenzione di chiuderla in un sacchettino di tela cucito con le mie mani, che porterò appeso al collo per tutta la vita. Stai attenta che venga seppellito con me, per favore, perché dubito che vivrò ancora a lungo. Forse quando mi vedrà immobile nella rigidità della morte, alla signora Barry rimorderà la coscienza per ciò che ha fatto e darà a Diana il permesso di venire al mio funerale. Oh, dubito che ci sia da temere che tu muoia di dolore. Su, su, finché avrai tutto questo fiato per parlare, Anna, commentò Marilla impietosa. Il lunedì seguente, Marilla rimase sorpresa, vedendo Anna che scendeva dalla mansarda con il cestino dei libri appeso al braccio, le labbra strette e un'aria determinata. Torno a scuola, annunciò. Ora che la mia unica amica mi è stata crudelmente strappata nella vita, mi rimane soltanto la scuola. Lì, se non altro, potrò guardarla e ripensare ai bei tempi passati. Secondo me ti conviene pensare ai compiti e alla matematica, ribette Marilla, faticando a nascondere il compiacimento per quella novità. Comunque, visto che hai deciso di tornare a scuola, spero che non ci saranno altre lavagnette rotte sulla testa dei compagni, né altre prodezze del genere. Comportati come si deve e fai sempre quello che dice il maestro. Va bene. Cercherò in tutti i modi di essere un'alunna modello, promise la bambina, e non credo proprio che ci sarà molto da divertirsi. Il signor Phillips ha detto che Minnie Andrews è un'alunna modello e lei una senza un granello di fantasia o di vivacità. È noiosa, lenta, ed ha sempre l'impressione di non divertirsi. Certo, in questo periodo io sono talmente triste e depressa che forse mi verrà spontaneo comportarmi allo stesso modo. Comunque passerò sempre dalla strada principale. Non sopporterei di camminare da sola lungo il viottolo delle betulle. Non potrei fare a meno di piangere lacrime amare per tutto il percorso. A scuola, Anna fu accolta con grande gioia. Tutti avevano sentito la mancanza della sua fantasia nell'inventare giochi nuovi, della sua bella voce nel canto e della sua bravura nella lettura ad alta voce che si faceva durante la ricreazione, soprattutto nei brani più tragici. Mentre leggevano le sacre scritture, Ruby Gillis le passò di nascosto tre piume azzurre. Ella May Macpherson le regalò una viola del pensiero gialla ritagliata dalla copertina di un catalogo di fiori. Una specie di decorazione per abbellire il banco, molto apprezzata nella scuola di Avonlea. Sophia Sloane si offrì di insegnarle un punto all'uncinetto incredibilmente elegante e delizioso per rifinire l'orlo dei grembiulini. Katie Boulter le diede una bottiglietta di profumo vuota in cui conservare l'acqua per pulire la lavagnetta e Julia Bell copiò in bella grafia su un foglio di carta rosa, con i bordi decorati, una piccola strofa poetica in rima. Per Anna. Quando la sera calerà il suo velo e con una stella lo fermerà, ricorda che hai un'amica, anche se lontana sarà. È stupendo essere così apprezzati, disse la bambina Marilla quella sera. Era entusiasta. E non erano solo le compagne che la apprezzavano. Quando tornò al suo banco dopo l'intervallo, il signor Phillips l'aveva fatta sedere di fianco a Minnie Andrews, la famosa alunna modello. Anna trovò una mela fragola, grossa e succosa. L'aveva già presa in mano e stava per addentarla, quando di colpo le venne in mente che l'unico posto in cui cresceva quel tipo di mele ad Avonlea era il vecchio frutteto della famiglia Blythe, sull'altra sponda del lago delle acque scintillanti. La bambina lasciò cadere la mela come se fosse un tizzone ardente e si pulì le dita nel fazzoletto. Il bellissimo frutto rimase intatto sul banco fino al mattino dopo, quando il piccolo Timothy Andrews, che spazzava la classe e accendeva il fuoco, la intascò come retribuzione aggiuntiva. La matita che le fu mandata da Charlie Sloane e consegnata dopo pranzo, avvolta in un pezzo di carta a righe gialle e rosse, era delle più belle, da ben 2 centesimi, mentre il prezzo delle matite normali era di un solo centesimo e fu molto più gradita della mela. Anna si degnò di accettarla con grazia e ricompensò il donatore con un sorriso che fece salire il ragazzino innamorato al settimo cielo.
tanto che poi nel dettato commise errori così orrendi da costringere il signor Phillips a trattenerlo in classe dopo la fine delle lezioni per farglielo riscrivere da capo. Però, proprio così come la celebrazione di Cesare, priva del busto di Bruto, altro non fece che ricordare a Roma il suo figlio più grande, allo stesso modo il fatto che Diana Barry, seduta vicino a Gertie Pye, non l'avesse salutata né avesse dato segno di riconoscerla, amareggiò il piccolo trionfo di Anna. Certo che Diana avrebbe almeno potuto sorridermi, si lamentò con Marilla quella sera. Tuttavia, il mattino dopo, un pacchettino e un biglietto, piegato e ripiegato per evitare che qualcuno lo notasse, passarono di mano in mano e arrivarono al suo banco. «Cara Anna», diceva il biglietto, «mia madre ha detto che non devo né giocare né parlare con te, nemmeno a scuola. Ti prego, non essere arrabbiata con me, non è colpa mia. Sappi che ti voglio bene come prima. Vorrei tanto poterti raccontare tutti i miei segreti. Comunque, Gertie Pye non mi è simpatica, proprio per niente. Ti ho fatto uno di quei segnalibri di carta velina rossa che vanno di moda adesso. In tutta la scuola siamo solo in tre a saperli fare. Quando lo guarderai, ricordati della tua amica del cuore. Sinceramente tua, Diana Barry». Anna lesse il biglietto, baciò il segnalibro e mandò subito una risposta dall'altra parte della classe. «Mia cara Diana, certo che non sono arrabbiata con te perché ti tocca ubbidire a tua madre. Le nostre anime sono unite lo stesso. Conserverò per sempre il regalo che mi hai mandato. È delizioso. Minnie Andrews è una bambina molto simpatica, anche se non ha fantasia. Ma dopo essere stata l'amica del cuore di Diana, non posso esserlo di Minnie. Ti prego di scusare i miei errori perché ho ancora qualche problema con l'ortografia, anche se sono migliorata molto. Tua, finché morte non ci separi, Anna o Cordelia Shirley. P.S. Stanotte dormirò con la tua lettera sotto il cuscino». Quando Anna aveva ripreso a frequentare la scuola, Marilla, sempre pessimista, si era aspettata nuovi problemi. Ma si sbagliava. Forse la bambina fu influenzata positivamente dalla condotta esemplare di Minnie Andrews. In ogni caso, da allora andò sempre d'accordo con il signor Phillips. Si buttò a capofitto nello studio, determinata a non farsi battere da Gilbert Blythe in nessuna materia. La rivalità tra i due studenti diventò presto evidente a tutti. Da parte del ragazzo era del tutto innocente e senza ostilità, mentre purtroppo non era lo stesso per Anna, che nel tenere il muso per un dispetto dimostrava una fermezza che non si poteva certo ammirare. Affrontava amore e odio con la stessa intensità. Non accettava neppure di ammettere la rivalità con Gilbert nello studio, perché in questo modo avrebbe riconosciuto la sua esistenza, mentre lei era determinata a ignorarlo, vita natural durante. Comunque, la concorrenza tra i due era forte, e i voti migliori andavano ora all'uno, ora all'altra. Una volta il primo in ortografia era Gilbert, la volta successiva Anna gettava indietro le trecce rosse e lo superava. Un mattino era Gilbert che poteva dire di aver risolto tutti gli esercizi di matematica senza un errore, e il suo nome veniva scritto sulla lavagna al primo posto della lista dei meritevoli. Il mattino dopo la prima era Anna, che per tutta la sera precedente aveva ingaggiato una battaglia all'ultimo sangue con i decimali. Un brutto giorno pareggiarono e i loro nomi furono scritti l'uno accanto all'altro. Vedendoli così insieme sembrava quasi che fossero scritti sul muro del portico. Quel giorno la mortificazione di Anna fu evidente quasi quanto la gioia soddisfatta di Gilbert. Alla fine del mese, quando si facevano i compiti in classe, le verifiche scritte di ogni materia, la tensione andava alle stelle. Il primo mese Gilbert conquistò 3 voti in più, il secondo Anna lo batté di 5, ma il suo trionfo fu rovinato dal fatto che Gilbert le fece i complimenti davanti a tutta la classe. Anna si sarebbe goduta di più la vittoria se l'avversario avesse patito l'amarezza della sconfitta. Forse il signor Phillips non era un insegnante eccezionale, ma un'allieva come Anna, decisa a imparare a tutti i costi, non poteva che fare progressi indipendentemente dal maestro. Alla fine del trimestre i due ragazzi furono promossi in quinta e poterono finalmente iniziare lo studio degli elementi, delle materie importanti, ovvero il latino, la geometria, il francese e l'algebra. L'osso duro di Anna fu da subito la geometria. «È orribile, Marilla, e io la detesto», si lamentava.
Lo so già che non riuscirò mai a farcela. È una materia che non lascia il minimo spazio all'immaginazione. Il signor Phillips dice che in geometria sono la luna più imbranata che gli sia mai capitata. E Gil, voglio dire, ci sono alcuni in classe che la capiscono al volo e non hanno nessun problema. Per me ogni volta è una mortificazione, Marilla. Figurati che perfino Diana è più brava di me. Anche se adesso dobbiamo comportarci come due estranee, io le sono ancora molto affezionata, sai? Ci sono momenti in cui solo pensiero della nostra amicizia perduta mi causa una tristezza profonda. Però, diciamoci la verità, Marilla, non si può essere sempre tristi in un mondo così interessante, no?